un'iniziativa che viene ricalcata da una delle prime iniziative con cui aprimmo questo palazzo dopo il Covid. Allora fu Monet, oggi è Van Gogh, ma sempre di una grande emozione si tratta. Conferma che questa istituzione culturale sa essere non solo un polo importante dal punto di vista delle mostre della cultura, ma sa anche muoversi con creatività. In questo caso è un'esperienza immersiva quasi unica quella che offriamo, spero che la possano vedere in tanti, certamente aggiunge prestigio a un'istituzione che di per sé non ne ha bisogno, ma deve crescere sempre di più per dare a tutte le persone. Oggi Genova, anche questo stesso palazzo, è pieno di turisti che sbarcano dalle crociere, di persone con il naso per aria che restano ammirate alla nostra bellezza. Beh, questa credo che sia un'esperienza in più che si porteranno a casa. Abbiamo visto osservare l'opera, che sensazioni le ha lasciato? Beh, un'opera straordinaria. Opera veramente straordinaria che richiama tantissime emozioni, paesaggi del Mediterraneo che sono noti anche da noi, anche se quest'opera evidentemente non è ispirata da un paesaggio ligure, colori che si mescolano a varie distanze mentre lo guardi, il tratto di pennello che è unico di quest'artista. Insomma, io non sono un particolare critico da questo punto di vista, però credo che sia un quadro che ti regala delle emozioni. Sono in grado di attirare ancora tanti turisti in città, insomma. Beh, credo che i numeri dimostrino che le politiche di marketing territoriale, di compenetrazione tra il mondo della cultura, il mondo del turismo, il mondo della balneazione, il mondo della nautica, il mondo dell'agroalimentare, del nostro artigianato, si stanno in qualche modo fondendo in un'offerta che riscuote grandissimo interesse se i numeri sono quelli che stiamo vedendo scorrere nei nostri bilanci, più 22, 3% rispetto a un anno già record come quello dell'anno scorso, credo che questa sia la dimostrazione che siamo sulla strada giusta. Occorre continuare ad investire, sempre di più lo facciamo. Ogni cosa porta un pezzettino di questo grattacielo. Oggi siamo Van Gogh, tra poco apriremo un pezzo della Via dell'Amore alle Cinque Terre dall'altra parte. E abbiamo veramente un'offerta per tutti i gusti e italiani e stranieri se ne stanno accorgendo. Grazie.